È svenuto all'improvviso. Un leone marsupiale, il tilacoleo. Purtroppo sono livello 28. Ma porca la miseria. No, mi hanno fregato l'addomesticamento. Sicuro? Non vedo nulla. Ciao piccolo carnino. Meglio che fuggi, sì, proprio meglio che fuggi, direi. E toglie. E svieni. Oh, alleluia. Avrei evitato volentieri di essere inseguito da un alfa. No, vabbè ragazzi, quanto non è maestoso. Cioè, ha un'aria da rimbecillito, da ebete. Ok. Direi tutto molto normale. Perché sono tutti morti? Cosa? Mi hai ammazzato il pesciolone grande più grande e tutti i suoi cugini. Signori, bentornati su Ark Ascended. Allora, stavo ancora preparando l'episodio quando mi sono accorto che i signori, i nostri Rocco, stanno iniziando a spawnare nella mappa. Buongiornissimo, signor Quetzal. Non è di livello troppo alto, purtroppo, è solamente di livello 13. Ah, ma io un Quetzal lo vorrei, è che è una rottura di palle da domesticare. Ok, penso di aver capito cosa faremo di bello in questo episodio. Tuttavia, prima di iniziare questa nuova incredibile puntata di Arca, ad alto contenuto di porchi quasi sicuramente, c'è un piccolo stacco pubblicitario, signori, quindi perdonatemi, noi ci vediamo fra qualche minuto e ne vedremo delle belle. Se siete alla ricerca di un potente portatile da gaming di ultima generazione ad un ottimo prezzo, lasciate che vi presenti il nuovissimo Asus TUF Gaming F17. La linea Asus TUF è pensata per i giocatori alla ricerca di un dispositivo bilanciato e affidabile, con una linea elegante e sobria e una resistenza degna di un dispositivo militare. L'edizione Mecha Grey sfoggia un design nitido e raffinato con un logo in rilievo. Grazie al potente processore Intel Core i7 12700H ed a 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, potrete godere di una potenza di elaborazione senza precedenti che vi permetterà di eseguire anche le applicazioni o i giochi più esigenti, per non parlare della potente GPU Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop con 8 GB di memoria GDDR6, che sfrutta le ultimissime tecnologie Nvidia come il DLSS 3 e Ray Tracing per offrirvi le migliori prestazioni in gioco con una grafica mozzafiato che vi terrà incollati allo schermo. Il DLSS 3 può ricreare immagini ad alta risoluzione partendo da una risoluzione inferiore, infatti sarà l'intelligenza artificiale stessa a generare parte dell'immagine, e così facendo la scheda grafica può lavorare più efficacemente, elaborando una quantità inferiore di pixel a schermo. Tutto ciò porta ad un aumento delle prestazioni, frame rate più elevati ad alte risoluzioni, anche con tutti gli effetti di ray tracing attivi e impostati al massimo. Il ray tracing invece è un sistema utilizzato per migliorare l'illuminazione nei giochi e si basa sul tracciamento dei raggi lungo il loro percorso e come interagiscono con gli oggetti circostanti. Esso può quindi simulare l'illuminazione di una scena e dei suoi oggetti, riproducendo riflessi, ombre, rifrazione e luce indiretta in modo fisicamente accurato, con dei risultati che vi lasceranno a bocca aperta. I laptop con GPU GeForce RTX serie 4000 sfruttano l'ecosistema Nvidia Studio con le tecnologie RTX e Max-Q per offrire la combinazione ideale di efficienza e prestazioni. Se siete dei content creator, la serie GeForce RTX 4000 inaugura inoltre una nuova era di trasmissione di alta qualità con il supporto della codifica AV1, progettata per offrire una maggiore efficienza rispetto al formato H264, sbloccando flussi video a risoluzioni più elevate con una differenza e qualità senza pari. Con Asus TUF Gaming F17 potrai emergere tra i professionisti del gaming grazie al gigantesco pannello ultraveloce QHD da 240 Hz a 17 pollici con una generosa risoluzione di 2560x1440 pixel. La tecnologia G-Sync permette alla frequenza di aggiornamento del display di sincronizzarsi con l'uscita della GPU, riducendo il lag, minimizzando lo stuttering ed eliminando il tearing visivo. Un plauso inoltre alla tastiera gaming da tavolo super ottimizzata, dotata di retroilluminazione uniforme mini LED RGB a zona per uno stile unico, accenti WASD per una scorciatoia visiva ai comandi di movimento dei tasti, tecnologia Overstroke per una reattività rapida e controllo senza sforzo. Ogni tasto, con corsa di 1,7 mm, è resistente a oltre 20 milioni di pressioni, offre affidabilità e precisioni durature. Sotto la scocca troviamo un terabyte di SSD NVMe di quarta generazione ad alte prestazioni, che permette una elevata capacità di archiviazione ed un rapido accesso ai dati e ai vostri giochi, espandibile grazie a un ulteriore slot dedicato. Infatti, gli slot per la RAM e lo storage sono completamente accessibili per facilitarne gli aggiornamenti.
Troviamo infine una generosa dotazione di porte. Oltre alla HDMI 2.1 dedicata, è presente una doppia USB di tipo C con supporto DisplayPort e la potenza di Thunderbolt 4. Il Wi-Fi 6 offre una connessione veloce e affidabile, aumentando la vostra produttività ovunque ci siano connessioni compatibili. Quindi, cosa state aspettando? Cliccate sul link in descrizione per avere maggiori informazioni e non fatevi sfuggire le grandi offerte su questa potente linea di portatili da gaming e buon divertimento! Aspetta, ce n'è un altro anche laggiù! Ma cos'è? Ma sono dovunque adesso? Ci sono voluti 826 episodi? Ma vabbè, dettagli. Devo fare una prova. Quanto diventavano veloci i Quetzal dopo che sono in pericolo? Perché io ricordo che erano molto veloci. Già, faccio effettivamente fatica a stargli dietro con l'Argentavis. Però se riusciamo a sparargli sul suo culetto abbastanza volte, forse ce la potremmo fare. Il problema è più che altro è che il bastardo continua a fuggire abbastanza a lungo, soprattutto quando il suo torpore sarà sopra l'80%. E se precipita in una zona piena zeppa di carnivori, tipo questa, io passerò veramente un brutto quarto d'ora. Non sono mai stato in questa zona della mappa da quando abbiamo ricominciato Ark. E devo dire che sono tutti incazzati. Cosa state combinando voi due? Ci state intorcolando i colli, ma vabbè, dettagli. Guarda, sono bronto incacchietti letteralmente dovunque. La valle di Bronto non è una valle incantata. Di sicuro è una valle molto buggata. Beh, se ci servisse della Prime Meat. Ah, ci sono i Carnon super arrabbiati, dicevo. Se ci servisse... Aia, ma che c'entro io? Ma hanno picchiato me. Se ci servisse della Prime Meat, direi che i Bronto fanno effettivamente al caso nostro. Vedo altri Carnon laggiù. Decisamente non è la zona migliore in cui tentare di addomesticare un Quetzal, eh. Allora, prima di tutto, vediamo di armarci di tutto punto. Avremo bisogno di utilizzare i nostri potentissimi dardi sedativi elettrificati che abbiamo iniziato a produrre lo scorso episodio. Io ho passato un'oretta a farmare, sono di nuovo dovuto tornare sott'acqua con l'avvocato. È successo un mezzo casino di proporzioni bibliche. Anzi, per dovere di cronaca ci sono 9 minuti di video. Porca miseria. E 48 è tanto. Oddio, potrei fare una prova, peggiore delle ipotesi se scappa. Ricarico il salvataggio e chi si è visto, si è visto. Dicevo, ci sono 9 minuti di video della scorsa puntata che voi dovete ancora vedere quando abbiamo addomesticato il caro buon vecchio Spinosauro. Signore, dove buia mi sta andando? Che facciamo? Ve li faccio vedere adesso? Facciamo prima l'inseguimento? Facciamo prima l'inseguimento, dai. Oh, zio Billy. Ho veramente un brutto presentimento. Ok, datemi mezzo secondo che provo a raggiungerlo, perché ero sceso a ricaricare la stamina. Sono un pochettino nervoso. No, ma cosa mi dite mai? Assolutamente no. Ok, assicuriamoci di essere abbastanza vicini in modo tale da sprecare meno narcotici possibili. Spado anche te. Buongiorno signore, come va? Tutto bene? Ma no, ma venga qua. Per fortuna che lui gira la sua bella testolina e pertanto è più facile colpirlo. Porca miseria, però la Mafalda ci mette una vita. Non girare la testa di 2 secondi a ricaricare. Mi sa che mi conviene colpirlo sul culetto. E chi? Si è visto, si è visto. Signore, vira. Ma che gentile da parte sua. Beh, ha già cambiato idea. Buongiorno, scusi. Salve. Ok, io gli risparo in testa. Lo vedo un pochettino confuso. Aspetta, meglio. Per me questo è poco ma sicuro. Ripreso in testa. Signore, venga. Avanti, giuro è stato un colpo accidentale. Oh wow, il torpore gli è già salito veramente un sacco. Lo abbiamo già colpito diverse volte sul muso. E buono, meglio così. Vieni qua. Bravo piccolino, che intanto ti sei calmato di nuovo. E sbadò in che te di nuovo in testa. Ottimo. Che devo dire che posso scendere di tanto in tanto a ricaricare la stamina. E vi sarò tutti felici e contenti. Mi sa che l'ho preso sull'ala. Oddio, se mi cade qua in acqua, giuro che mi incocchio, ma popo una cifra. Bravo, vira, ci siamo capiti, si è calmato di nuovo. Sbadò in che te in testa, ok, ottimo. Oddio, se mi cade nella foresta di Redwood non è che sia comunque una soluzione adatta. Ci siamo, figlioli, ci siamo. Prenderlo sul muso è stata effettivamente la scelta migliore. Ok, la zona là davanti sembra essere senza carnivori, ma mi domando quanto a lungo lo sarà. Devo darmi una mossa perché tra poco dovrò scendere a ricaricare la stamina, il che è un bel problemone. Vai, svieni piccolo stellino, non me la complicare. È svenuto all'improvviso. Oh, come ho detto, se muore io ricarico il salvataggio, non me ne frega nulla. Ok, scendiamo. Anzi, armati di fucile. Se si avvicina qualcuno, gli faccio passare un brutto quarto d'ora. Si accettano scommesse, scusate. Dove è svenuto? Oh, boiazza ladra. Dove cocchio è svenuto? Scusate. E sì che è un Quetzal, voglio dire, si dovrebbe giusto un attimino notare. Lon, hai perso la creatura volante più grande di tutta Ark. Sì, l'ho perso, ok? Riguarderò la registrazione se necessario. Dove è andato?
È quello laggiù? No, 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 sono rocce, razza di imbecille. Dov'è? Dai! Ok, non è stato poi così difficile. La prima volta che ci abbiamo provato non avevamo, credo, questi proiettili uber potenti, questi dardi uber potenti. L'ho perso completamente. Se solo sono pappato nel frattempo mi incocchio. Oh, un tapejara! Salve, signore! Come va? Devo ancora domesticare uno della sua specie? Il problema è che loro fuggono e fuggono ad ali... no, gambe levate, ad ali levate, insomma, ci siamo capiti. Però... ho perso Quetzal. Eccolo qua! Guardate dove puoi svenire... No, beh, mi prendi in giro. Ferma tutta la baracca. Fammi scendere qua. Ci credo che non lo trovavo. Guardate dove poi è svenuto. In culolandia nel vero senso della parola. Il problema è che sto bastardone si sveglierà molto ma molto rapidamente. Allora, vediamo di essere tattici. Per adesso gli droppo della carne semplicissima e lo narcotizzo io manualmente. Così facendo, almeno la sua posizione adesso è tracciata sulla nostra mappa. Argentavis? Non vedo niente, non vedo niente, ciccia. Sono precipitato ancora più... Dove sono finito? Cosa è accaduto? Ma mi prendete per il culo? Te mi devi sempre seguire, ciccio, o qua non la finiamo più. Allora, vediamo di darci una mossa. Penso che abbiamo una dozzina di minuti prima che il bastardone si svegli. Va da sé. Che ora che mi servono creature per la primate, non c'è più nessuno. Oh, ma che sfiga di proporzioni bibliche. Allora, aspettate che controllo il culetto di quel T-Rex. E Alfa. No. No, 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 no. Vedo ancora i pesci volanti? A quanto pare sì. Sembra essere un fenomeno del luogo. Diamoci una mossa che non ho tempo da perdere. Buongiorno, salve, scusate. Passavo da queste parti. Oddio, livello 28. Dovrei riuscire ad affrontarlo facilmente. Salve, signore, grazie, molto gentile. Solo 8? Me ne serve molto di più. In alternativa accetto volentieri l'indirizzo di un montone, di una pecorella e tutte cose. Parla di montone. Ma porca la miseria. Oh, non ne ho trovato mezzo. Non ne ho trovato mezzo. Salve signore, che fa lei di bello lì? Faccia attenzione che poi scivola in acqua. Io l'avevo avvertita. Beh, che controllo la zona. Sì, tutto tranquillo. Non ci provo neanche a craftare una sorta di muro, di base attorno a lui, perché fallirei miseramente. Allora, fammi recuperare tutta la roba, quella buona. Perfetto. Sai buono che mi hai fatto cagare in mano, porca la miseria. No, 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 no. Io il Rocchio lo voglio. Vediamo se il Rocco stavolta è un uomo o è ancora una volta una donna. Ovviamente doveva essere una donna. Non importa, non importa. Sono per la parità dei sessi. E che cocchio. Rocchio, Rocchia, gran figlio di Rocchiana. A me va bene tutto. Dove poi è andato quel T-Rex Alfa? Volevo... Oh, ciao cavallino goloso. Dicevo, volevo controllare la situazione. Buongiorno. Qualcuno ha fatto fuori l'Alfa? Mi prendete in giro? No, aspetta, chi cocchio è questo? Buongiorno. Non è più neanche chi cocchio sia, vabbè, recupero un po' di risorse. No, non era T-Rex. Per un secondo mi ero gasato. Ok, eccolo laggiù, a 45.000 di vita. No, no, e assolutamente no. Io quel coso non lo affronto. L'importante è che sia il più lontano possibile dalla nostra base. Che dite, ci procuriamo altra primate? Oddio, forse mi converrebbe far fuori qualche cucciolo. Sì, lo so, sono una persona orribile. Oddio mio, non mi dire che tu sei un leone marsupiale, il tiracoleo. Purtroppo sono livello 28. Salve signore, come va? Tutto bene? Io stavo cercando uno della sua specie da un bel po' di tempo. Tuttavia non di livello 28. 41 di cheratina. Oh wow, non me lo ricordavo. E giustamente si è messo a piovere per la mia grandissima gioia. No, non ho trovato un mezzo cucciolo neanche a partorirlo io stesso direttamente. Decisamente non sono stato fortunato. Bani, chi è qua? Oh, signor Carno! Un Carnotauro standard, livello 49. Beh, mi dovrebbe droppare anche lui un po' di primate. Vediamo un po'. Solo due, uffa. Tuttavia, stavo controllando gli alberi. Non c'è mezzo tiracoleo. Dovresti notarli tipo lontano un chilometro. Che sono lì incollati al lato dell'albero. Come voi è possibile che non ce ne sia nessuno? Ai tempi d'oro qua mi jumpscaravano che era uno spettacolo. Cioè, neanche troppo. Era abbastanza da panico la situazione, insomma, ci siamo capiti. Zio Billy, lo spawn dei raptor in sto coppio di gioco è un incubo, ve lo giuro. Ne avrò visti almeno una quarantina solo nell'ultimo quarto d'ora. L'ho visto, sono una persona orribile, sono una persona orribile, sono una persona super orribile. Chiedo scusa, signora, mi dispiace per la sua prole. Vai, 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 ormai lo dobbiamo fare, ormai lo dobbiamo fare, rapido di principio. Dove è caduto il cadavere? Beh, ciccio, ce l'hai ancora sulle zampe? Signora, lo so, mi dispiace, scusi, 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 scusi. Ho fatto fuori... Anche la madre, no! È stato un incidente, 35 di carne cruda pregiata, è fatta, abbiamo risorse da qua fino alla fine dei tempi.
Forse basteranno per addomesticare il bastardo? Oh, Tilacoleo, ciao! Però livello 7. È saltato giù dall'albero? Cioè, non l'ho visto, l'ho sentito scendere dall'albero. Ok, ok. Aspetta, forse ne ho visto uno? No, era un ramo. Ma io volevo vederli appollaiati per fargli lo scherzone e buttarli giù di colpo. Ok, la zona sembra ancora relativamente tranquilla. Stavolta sono stato non sculato. Di più, ricordo la prima volta che... sono un punto brutto. Dicevo, la prima volta che ho provato a domesticare il Quetzal, prima di tutto è stato un incubo. Mi ha atterrato in una zona bruttissima. Mi pare che da quelle parti ci fosse anche un giganotosauro. Ah! No, 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 no! Aspetta, aspetta, aspetta! Non ho visto chi è. Una iena? Credo fosse una iena. Ma porca la miseria. No, mi hanno fregato l'addomesticamento. Sicuro? Non vedo nulla. Casino di proporzioni bibliche. Ok, credo siano davanti a me. Non so cosa sto guardando. Non ho più pallida idea di cosa stia guardando. Quanto me lo avete fregato l'addomesticamento? Dai, efficacia 43-3. Ve l'ho detto che ero stato stranamente fortunato. Oh, oh, chi è che mi attacca? Tu non sei il mio. Aspetta, tu non sei il mio, sto ricaricando. Aiuto, un aiutino veloce. Non vedo nulla, sono in mezzo in culolandia. Perché non pido il mio per errore? Questo decisamente non è il mio. Te lo puoi anche pappare? Ciccio, ciccio, ciccio. Torna cortesemente da me. Ok, improvvisamente la mia fortuna ha detto ma al diavolo, ricordiamoci che siamo su Ark. Ci sono altri ienodonti là sotto. Sento un porcetto che fa dei suoni orribili. Oh zio Billy, ma quanti sono? Aspetta, tu fra quanto ti svegli? No, ancora un po' di tempo in effetti. Ok, vediamo di ripulire ulteriormente la zona. Ienodonti, yuhu. Eccoli qua, maledetti bastardi. Quanto li odio. Quanto li odio, sti schifosi. Allora, mettiamola così. Per adesso ci teniamo questo Quetzal, se riesco a portare a termine l'addomesticamento. Più avanti, invece, casomai ne troveremo un altro. E se siamo abbastanza fortunati, magari sarà di livello più alto. E soprattutto, non me lo bullizzeranno male. E che, dove mi mettevo a costruire il muro in sto punto? È veramente un incubo. Ah, beh, signore. Anzi, signora, scusi, faccio confusione. Porti pazienza, si cucchi anche un po' di narcotici standard. Per non far fuori solo la roba buona. Wow, capacità di trasporto 912. Meraviglioso, meraviglioso. Più che altro quello che mi preoccupa è il vigore. Vabbè, che balle. Mi sembrava che andasse tutto troppo bene. Oh, un piccolo di carno. Ma piccolo stellino. Che dite, facciamo fuori l'intera famiglia? Di che livello siete voi altri? 23, quindi il piccolo sarà di più o meno lo stesso livello. Salve signore. Non finisco in acqua per errore. Allora, vediamo di eliminarlo molto rapidamente. Ottimo. Un'unità di carne cruda, ma che balle. Va bene, il piccolo lo lascio vivere. Come ho detto, siamo pieni zeppi di carne pregiata. Ma che bello vetto. Aspetta, aspetta, aspetta che vedo di recuperarlo e di portarlo via per il mio futuro kibble. È un bello vetto di diplodoco. Vabbè, nulla di che, nulla di che. Ehi, wey, chi è che mi ha attaccato? Beh, scusi, era suo l'ovetto? Porti pazienza, ma lei non è un diplodoco, scusi. La vedo un pochettino confuso, signor Terizinosauro. Ma stia buono e non rompa le balle. Prima o poi ti è domestico, porta pazienza. Ciao, piccolo carnino. Meglio che fuggi, sì, proprio meglio che fuggi, direi. Prima o poi, piccolino. Qualcun altro ti mangerà molto probabilmente. Aspetta un attimo. Ma c'è anche un piccolo di Fiomia o è solo una Fiomia molto piccola? C'ho un dubbio esistenziale. No, quello è un cucciolo. Che hanno ucciso tutti i genitori da ste parti. Una strage assurda. Un altro uovo? No, ne rompere le balle. Caccia la miseria. E che è? Ve l'ho detto che è pieno zeppo di raptor dovunque. Ragazzi, io sono un grande vostro fan. Non dico di no. Però su Ark siete dei rompi... ovviamente che le moschie. Bani! Ma porca la miseria. 5 secondi di pace. Volevo solo un piccolo adorabile ovetto. Non volevo che mi rompesse le balle. Ma questo è grosso. Che roba è? È un uovo di brontosauro. Sta roba peserà veramente un botto. Ci sarà la Mafalda che mi pesa 86 kg. 15 più 20. Vabbè. Ok, scarica tutto dentro. Che è sto casino? Sento un rumore veramente incredibile. Ma c'è un T-Rex? Non è il T-Rex alfa, vero? Ah no, è un bronto. Ok, è un bronto morto. E dietro il bronto c'era veramente un T-Rex. Salve, come va? Tutto bene? Tirannosauro livello 79. Oh, salve, scusi. Io la domesticherei se possibile. Devo di averlo preso in testa. Aspetta. Tanto ce lo portiamo a casa anche abbastanza facilmente. Salve, sì, non c'è bisogno di incocchiarsi. C'è già il suo cugino alfa in zona che mi fa preoccupare abbastanza. Vediamo un po' se riusciamo a addormentarlo facilmente. Tanto è una creatura che si distrae ogni 1,8 secondi. Pertanto, qualunque dinosauro passi attirerà la sua attenzione. Aspetta, vado anche te. Ne ho ancora uno, ne ho ancora due. Per dov'è? Di cronaca, salve signore. Ok. No, vabbè, il T-Rex è anche abbastanza facile. Se puoi sparare direttamente dall'Argentavis. Vado anche te.
Aiuto! Mi diamo un secondo. Dove voi li messi? Dove voi li messi? Eccoli qua. Carica, carica. Mafalda. Mafalda, carica appena un secondo. Grazie, molto gentile. Porco canaglia. Ce l'abbiamo attaccato al culo? Sì, molto attaccato al culo. Ah, non c'era bisogno di bozzicare. No, in realtà non mi sta facendo quasi nulla, eh. Siamo di 8 miliardi di livelli sopra di lui. Ok, vediamo di inseguirlo. Non penso che abbia fatto incocchiare nessuno stavolta. No, fa il tatticone e gira lui. Scusi, io ci avrei già un Quetzal da domesticare. Lei sarà probabilmente l'addomesticamento più semplice della mia giornata. Mi ha incocchiato. Certo che mi sta resistendo veramente tanto. Oh, forse fugge. No, ha visto qualcun altro. Avremo bisogno di altra primate anche per il nostro amichevole T-Rex. Guardi, se mi sviene vicino all'acqua è veramente un punto eccezionale, perché sono pochi che andrebbero a rompere le balle a un T-Rex. E dai, e svieni. Oh, alleluia. Zio Billy, mi restano ancora un bel po' di proiettili in caso di necessità. Allora, fatemi dare un'occhiata se abbiamo ancora un po' di primate nell'inventario. E la risposta è... in effetti sì. Oh beh dai, abbiamo iniziato la puntata alla grande. Cioè, iniziato, per me sono già passati tre quarti d'ora. Ma insomma, ci siamo capiti. Guarda quanta primate aveva. Ah sì, abbiamo ucciso un giovane cucciolo. Aspetta, scarica tutta la primate. Vai. Dovrei riuscire ad addomesticarlo senza neanche utilizzare i narcotici. Molto probabilmente. E ovviamente ci si scarica anche della carrina standard. A posto. Ora, non mi ricordo il nostro T-Rex, quello che abbiamo a casa, se fosse maschio o femmina. Però non si hanno mai abbastanza T-Rex dal mio punto di vista. No. Chi è là? Gallimimus, levati dalle balle. Devo controllare che nessuno me lo attacchi. No, sembra tutto relativamente tranquillo. Non penso che neanche l'alfa attaccherebbe un T-Rex normale. Forse un giganotosauro. Forse. O quelle merde delle iene. Sì, vi ricordate l'allosauro? Io mi ricordo il primo allosauro. Oh, porca miseria, Quetzal. Ti stai svegliando anche troppo rapidamente. Diamogli i narcotici standard. Deve essere per questo che si sta svegliando rapidamente. Vai, 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 vai. Questi li possiamo fabbricare facilmente. Non ci sono problemi. Mi basta avere abbastanza biotossina. Sì, vabbè, abbiamo 80 unità. Anche per il nostro T-Rex. Ma come ho detto, credo, spero, mi auguro che non ci serva. Cavallino? Sei bloccato lì da più o meno 25 minuti. Vabbè, lasciamolo stare. Non penso che sia di livello molto alto. No, è un Ecus di livello 5. Vabbè, non è un problema. Quello invece è un problema. Quello... oh no. Oh no. Siete spuntati tutti adesso a rompere le palle. Ovviamente, direi. Ovviamente. Ok, tirando da un livello 5 tocco fuori facilmente. Aspetta che c'è ancora Raptor Alpha. Porca la misera, c'è tutta l'allegra banda di rompipalle. Aspetta, aspetta. E che? No, Bani. Rompete le palle. Eccole lì. Ti sei mangiato il... vabbè, aspetta. Mi ha dato una marea di primate. No. Alfa, cagami. Alfa, cagami. Guardami. Un argentavis succoso. Ah, aspetta. Era un modo di dire. Oh, no. Ok, attiriamo la sua attenzione. E conduciamolo lontano. È anche troppo veloce da questa zona. Avrei evitato volentieri di essere inseguito da un alfa durante questo episodio. Ok, bravo, bravo. Non c'è modo di farti morire e da qualche parte, purtroppo per me. No, non tornare indietro. Non tornare indietro. E dai, no, cagami. Porca la miseria, signore. Guardi qua. Ok, via di qua di nuovo. Ok, sono riuscito ad allontanarlo a sufficienza, credo. E direi che posso ritornare là dei nostri ragazzuoli. Sta zona è fetente. No, non riconducetelo di là. Pezzi di erba. Aspetta. Ma vi sto odiando tantissimo. Ok, potrei anche provare a farlo fuori, Se lo colpisco, credo una cinquantina di volte probabilmente. Non lo so nemmeno io. Magari riusciamo ad eliminarlo. Aspetta, l'ho morto sul culo. Uso le tattiche che usa Ark di solito. Ok, la stamina sta scendendo. Devo solo ricaricarmi, ma casomai vado dall'altra parte del fiume. More scena, questione di principio. Sono un argentavis di livello 169. È il 69 che fa la differenza. Oh, secondo me lo stiamo ferendo. Non vorrei dire una minchiata. Fatemi tirare fuori il cannocchiale. Noi abbiamo fatto un cocchio di nulla. Ok, sì, 8000 di danni glieli abbiamo fatti. Ma resta ancora 37000. Ok, vediamo di ricaricare la stamina, perché qua stiamo correndo decisamente troppi rischi. Non è che mi segue, vero? Speravo di averti fatto allontanare un po' di più, Argentavis. La stamina molto ma molto più velocemente quando è un secondo. Anche i Raptor stanno arrivando. Non so se voi li vedete in video, ma stanno arrivando anche i Raptor. Potrebbe essere un problema. Ecco, io magari levo le tende giusto un attimino. Grazie, è stato un piacere conoscerla. Auguri, figli maschi.
Ma perché tutti ce l'hanno con me? Ditemi che ha perso interesse. Credo di sì. Allora, il Quetzal è quasi addomesticato. Minchia, si è mangiato 86 tonnellate di Primate. Il T-Rex nostro... dovremmo pazientare, purtroppo. Troodon. Troodon, non rompere le balle. Oh no, stanno arrivando anche i compi. Compi, non è giornata. Non è giornata. Eccoli lì. I palle maledetti. Porcaccia la miseria. Mi sono distratto ad attaccare i compi. C'era il T-Rex alfa. Quanto odio gli alfa. Ah, buongiorno, scusate l'interruzione. Sono il telone del giorno dopo che ha editato il video. Il telone di ieri sera, che era rincoglionito dalla stanchezza, si è completamente dimenticato di farvi vedere i... quanti erano? 7, 8, 9 minuti restanti dell'episodio dell'altra volta. Quindi ve li faccio vedere io adesso. E poi vi rimando all'episodio odierno. Scusate su cose che capitano. Dai che se siamo fortunati forse spawna qualche altro cucciolo. Un altro castoroide. Ma guardalo, piccolo stellino. Porca miseria, mi piacerebbe addomesticarvi, ma davvero richiedete troppe risorse? Ah, il sole, le mie povere corna. Un gallimimus da uccidere così per simpatia. Oh, porca miseria, questo si sta per svegliare. Ah, maledetti spinosauri. Potrei anche sparargli, Cioè, intendo con un dardo narcotizzante, per dover di cronaca. La Primate dovrebbe durare ancora un po'. E che ho fatto fuori tutti i narcotizzanti. Senti, cuccateli tutti, cuccateli tutti, mi sono rotto le balle. A posto, li posso ricraftare quando mi pare e piace. Come ho detto, la carne ce l'hanno tutti i miei dinosauri carnivori, quella marcia. E le narcoberry con un orso le raccogli in 2 secondi. Che poi mi vengono i sensi di colpa. Non c'era neanche bisogno di far fuori quei poveri cuccioli. Quando siamo pieni zeppi di cicciolina che ti droppano almeno una decina di carni pregiate dopo averle fatte fuori. Ehi, madonna, signora, ma che brutta posizione. Guarda, 16 carni pregiate. Non c'era neanche bisogno, per dover di cronaca, poveri innocenti cucciolini. Carno, da quanto tempo? Buongiornissimo. Vieni, dove sei? Ti nascondi dietro i cespugli, bastardo. Carno, livello... no, 52, no, sei troppo basso. Spostati, spostati, vieni qua. No, scusi, non si vede nulla, la gente a casa vuole vedere la carneficina. La carnotauro... aiuto! Pipalle, Raptor livello 26, ma sposta tipo una cifra. Ah, a posto. Che poi sono pirla pure io. Non ho controllato il progetto della sella per lo spinosauro livello 71. Wow. Ah, eccole lì. Mi sembrava di aver sentito le moschine. Il bello è che aspettano sempre il momento sbagliato in cui rompermi le balle. È qualcosa di assurdo che lo spino non si dovrebbe svegliare. Allora, deve essere craftata al bancone, ma abbiamo un Argentavis. Richiede fibra, pelle... perle silice. Perle silice? Cioè, mi trovo lontano chilometri dalle... grazie a avermi cagato praticamente sulla telecamera. Dalle più vicine perle silice. Ma che truffa assurda. Ma dai, devo far del male a qualcuno per sfogare tutta la mia rabbia repressa? Ecco qua, mi sento un cicinino meglio. Un cicinino. Buon Salvino. Credo di aver trovato la mia carne cotta. Ora ho capito dove il cocchio fosse finita. Ma falda, festeggi mangiandola, e che cocchio. Ciccio, mi sono ricordato dove abbiamo le perle silice. Le ho utilizzate per craftare dei componenti elettronici alla nostra base principale. Vabbè che andare al nord e recuperarli dai ghiacciai è letteralmente questione di pochi minuti. Potrei anche arrischiarmi, Tanto questo ancora un 10 minuti e dovrebbe essere addomesticato, voglio dire al 90% quasi. Io glielo giuro, se lei si sveglia nel frattempo... e ti pareva che dovevi rompere i maroni durante le riprese? No, 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 no. Con olio. Ho detto no. Oh, ha sbattuto su un piccolo meteorite che stava cadendo in quel momento. Una volta tanto che gli alberi non c'erano, porca la miseria. A qualcuno devo dare la colpa. Vabbè, non si svegli, mi raccomando, devo andare al nord. Signori, che piacere rivedervi. Qualcuno che vuole cagare? La butto là. Non pensavo di rivedervi così tanto presto. Ok, atterrami qua, atterrami qua. Va benissimo qui. Perché le avevo lasciate qua dentro? No. Oh, dannazione. T'ho sentito che hai cagato, non far finta di nulla. Questa è una presa per il culo gigantesca. Una perla silicea. La mia vita è una menzogna. La mia vita è una gigantesca menzogna. Che faccio? Mandiamo la Mafalda al nord senza... ti puoi spostare? Ma porca di quelli per poca dicevo. Senza il pelliccione. Dove poi l'ha messo il pelliccione, Mafalda? Ecco qua, perfetto. Oh, oh, 45 perle silice. Erano qui, erano qua. Oh, stavo già facendo mettere il pelliccione alla Mafalda. Forse non ci serve. Che poi perché le hai trasferite che vanno di qua? Allora, no, Argentavis, razza di idiota, scusate. Spinosauro imbecille. Ci richiede un po' di fibra e un po' di pelle. Pucci, son problemi, cuccati tutta la fibra e cuccati tutta... ok, sellina per lo spinosauro in avvicinamento rapido. E mi sono avanzate...
Addirittura un po' di perle silice. Ah, a posto, 20 kg. Dimmi che il tizio sta ancora dormendo. Sta ancora dormendo veramente un sacco. Direi che dovrei riuscire a tornare indietro. Ciao ragazzi, ci rivediamo tra un po' di episodi. Non riesco a avere 5 minuti di pace però. Oh, un allosauro da queste parti? Si faccia vedere, signore, allosauro livello 2. Credo di aver letto livello 2. Ma che tristezza, palate. Signore, me la droppa un po' di primate, signore allosauro? Salve. Ho un suo cugino alla mia base. Però sì, livello 2 mi sale la tristezza, palate. Venga qua, non faccio il preziosetto. È scivolato malissimo. Chiaramente non ho nessuna responsabilità. Yeeey, un sacco di risorsine. Oh oh. Ragazzi, questo è quello che credo che sia? No, non è l'accesso a una grotta, vero? Vero? Perché ricordo che c'erano diverse grotte. Oddio. Sì, c'era un accesso a una grotta da queste parti. Oh no, no. Io so cosa volete vedere voi. La risposta è no. Non ancora, non sono pronto e non so se lo sarò mai. No, io le artropleure non le voglio vedere. E fidatevi che quando dovremo addomesticare le artropleure utilizzerò quel trucco, quella specie di tonico che te le addomesticava in un cocchio di nulla. No, io non le domestico in maniera standard. Sono mica scemo, porca la mia... Aspetta, dov'è la mia preda? Oh, buono. Spinosauro! Ok, si è già addomesticato. Vediamo di... Ok, scusate. Sono preso 846 rami in faccia a buon Salvino. Non vedo una ciola di niente. Spino! La mia visibilità era molto limitata, porta pazienza. Oh, le maledette foreste di Ark. Perfetto! Eccolo là, il nostro meraviglioso spinosauro. Ti faccio atterrare qua, ciccio. Non dovresti incontrare troppi pericoli. Signore, che piacere rivederla. Purtroppo per me è un po' tardino, quindi non riesco ad apprezzare tutte le sue texture. Si faccia vedere? No, mi dispiace, non riesco a vederti abbastanza bene. C'è il tramonto, c'è troppa poca luce. E che stracocchio. Vabbè, vediamo di salire a bordo. Mafalda, come cocchio fa a essersi seduta lì sopra, Mafalda? Non riesco neanche a vederla, davvero è troppo buio. No, vi giuro, con queste luci faccio una fatica incredibile a vedere le varie creature. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Salve, signore, attacchi me. Attacchi me, non rompo le balle. Ho fatto fuori più che altro la fiomia. Gentavis, dacci una mano cortesemente. Anzi, un'ala, un becco. Non lo so, insomma, dacci qualcosa. Porca la miseria, chi è che ci ha attaccato? Signore, scusi. Si potrebbe spostare. Triceratopo livello 60, 67 non è neanche male. È super incacchietto con la vita, signore. Porcaccia la miseria, tira fuori il fucile. Che gli tiro una fucilata. Ci può salire la voglia di rompere i maroni. E che stracocchio. Sempre hai ucciso Kild, eh. Troppo difficile sistemare il problema delle traduzioni a culo su Ark. Dopo 8 maledettissimi anni. Ah, le mie povere corne. No, ammetto, queste luci non sono fatte molto bene per dover di cronaca. E che Nvidia mi ha un pochettino viziato da quando c'è il ray tracing e tutte cose. Il ray tracing su Ark deve essere una figata di proporzioni bibliche. Ok, non ci resta che testare lo spinosauro nel suo ambiente naturale, ovvero l'acqua. E vai. Oh mio Dio, questo ancora cammina. Signore, dovrebbe tipo nuotarmi? È troppo grosso. No, davvero? È talmente tanto grosso che lui cammina, non ha bisogno di nuotare. Ho capito che è un corso del fiume abbastanza piccino, picciò. Vabbè, non importa, non importa. Dovremmo essere praticamente una forza devastante per qualunque... Ho visto quel pesce quanto era grosso. Vabbè, per qualunque creatura provasse ad attaccarci da un momento all'altro. No, no, lui cammina! E lui cammina, non ce la fa a nuotare. Ma povero stellino, è cresciuto decisamente troppo. Ok, una nuova potente creatura si è unita alla nostra squadra. Oh, ho trovato la pozza d'acqua finalmente, ciccio. Ragazzi, ho buggato il signore. Sono stati commessi degli errori, Spino. Spino, ciccio, ce la fai uscire? Grazie. Evitiamo di finire sotto la mappa nei limiti del possibile. Oh, miseria. Ok, 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 è risalito dopo. Mi stai facendo cagare un sacco. Dicevo, quando vai a comprare lo spinosauro al sarco, guardalo. È mille volte più piccolo, piccolo stellino. Zio Billy, che differenza di stazza. Sarchino, ciao piccolo stellino. Ok, non penso di poter fare molto altro con quest'illuminazione di M. No, davvero, le riprese sono tutte rovinate. Ok, dovrebbe essere tutto. Quindi vi lascio la puntata. Perdonatelo, è mezzo rincoglionito quel povero Cristo. Speriamo che a Natale riesca a riposarsi un paio di giorni almeno. Ok, cerchiamo di essere tattici. Questa volta mi rifugio, oh, qua sopra, in una zona sopraelevata. Oh, se non esce tipo un giganotosauro... Eccoli, gli scorpioni. Ma c'è una zona tranquilla su Ark?
No, dico sul serio, mi tocca andare a riposare sui ghiacciai per non essere attaccato ogni 1,2 secondi. Otto, guarda, gli scorpioni ovviamente mi hanno individuato. Maledetti pulmono scorpio PM. No, no, che non è giornata, ne abbiamo già parlato, ragazzi. Se qualcuno vuole un po' di primate, no, non fate complimenti. Se qualcuno vuole un po' di pelle, non fate complimenti. Ah, yeah! No, che così mi butta di sotto che c'è il carno? Sei un pezzente? Ok, c'è morto, perfetto. Carno, vai a rompere le palle a qualcun altro. È che di tanto in tanto devo prendere la carne e letteralmente buttarla di sotto. Ok, e in me che non si dica ci siamo liberati di 86 kg di carne. Carno, te l'ho già impacchettata, magnatela. Ok, finalmente mi posso riposare per 5 secondi e vediamo di sbloccare la sella per il Quetzal che richiede perle silice. Questa storia delle perle silice mi sta facendo abbastanza incazzare, onestamente. E la sella piattaforma richiede ancora più perle silice. Cioè, so dove procurarmele, è solo fastidioso. Cosa? Perché il silicio? Per... che fastidio, sappiamo tutti che la sella per il Quetzal mi serve assolutamente dannazione. Guarda, guarda, sono già respawnati 8021 raptor nel frattempo. Ormai su Harker sono solo i carnivoli. Oh, signori! Questa è la domesticational. Molto, ma molto bene. Carno? Cioè, tu probabilmente il T-Rex non lo vai ad attaccare? Ma vorrei evitare problemi. Sto cercando di lasciar vivere i cuccioli nei limiti del possibile, ma i genitori andamuri male. Ciao, piccolo stellino. In verità avrei bisogno di te se porti pazienza. Eccolo qua. Perché tu mi droppi il polimero organico? Lo sapete molto bene che devo farci i tutozzi. Quelli mimetici e che stracocchio. Oh, è un altro T-Rex quello laggiù. No, forse mi sono sbagliato. No, direi che decisamente non mi sono sbagliato. È un T-Rex livello, ok, 28. In modalità you spin me around like a rocket round round. Salve, come va? Tutto bene? Oh, wow. Ok, era tipo in fin di vita. No, 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 no. Sono stato anche fortunato. C'ho abbastanza pelle per craftare ogni singolo sellino presente nel gioco, ormai, siamo onesti. Quetzal, piccola adorabile bestiola, solo di livello 55. Allora, seguimi. Seguimi, no, 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 no. Dobbiamo fuggire in una zona più tranquilla. Tanto il T-Rex si può addomesticare da solo. No, vabbè, ragazzi, quanto non è maestoso. Cioè, ha un'aria da rimbecillito, da ebete. Ma insomma, ci siamo capiti. No, signore, signore, mi sta tipo occultando le riposte. Sono dentro di lui. Dentro non sei... Blah, quella è la sua lingua, che schifo. Si sposti. Ma porca la miseria, non lo posso neanche cavalcare. Ma slevati, non lo posso neanche cavalcare. Aspetta, un altro Quetzal anche lì, ma sono dovunque. Ma dove poi sono finito, peraltro, scusate. Wow, porca... Dai, ma neanche la mappa mi fai consultare. Guardate la posizione del tirannosauro là in alto. Ci siamo spostati veramente tantissimo. Non ci avevo fatto caso. È che volevo esplorare l'altra montagna. Ci dovrebbe essere un'altra montagna da quelle parti. Va bene, va bene. Cerchiamo di riportarlo a casa per adesso. Anche perché il sole sta calando all'orizzonte. E avete già visto nelle riprese dello scorso episodio, quelle che ho aggiunto stavolta, quanto la visibilità su Ark faccia effettivamente la differenza. No, dopo un po' diventa veramente brutto e anche scomodo giocare all'interno della mappa stessa. Ok, se non mi si bugga Ark perché non ho neanche... Oddio, non salvo la partita da tipo un'ora. Sì, forse farei bene a salvare, allora. Guarda che porca miseria. Devi levarti, ciccio. Atterra qua da qualche parte. Atterra qui, qui, atterra. Qui atterra da dovunque. Non mi interessa il punto esatto, l'importante è che non sia tipo là sotto. Salve signore, come va? Anzi signora, continuo a confondermi. Allora, a salute è messo anche abbastanza bene. Quello che gli aumenterei tendenzialmente è il vigore, passare solo di 50 punti, e ovviamente il peso trasportabile. No, guarda quanta primate che è marcita nel frattempo. Aspettate che ho l'inventario pieno zeppo di boia. Te ho trovato un'altra pistola. Ho la vaga impressione che il signore rimarrà lì a volare da qua fino alla fine dei tempi. Vabbè, a me non importa, l'importante, come ho detto, è che non si faccia smozzicare, perché mi ha richiesto la maggior parte dei nostri dardi uber seri. No, no, non c'ho voglia di atterrare. Ok, l'addomesticamento del tirannosauro procede abbastanza tranquillamente, nessuno lo ha mozzicato, che è la notizia migliore della giornata. Devo anche craftare una sella per il suddetto tirannosauro, 200 di fibra, 380 di pelle e 50 lingotti di metallo. Il metallo potrebbe essere il problema maggiore, perché non sono ancora andato a recuperarlo. Siamo stati anche danneggiati da quelle maledettissime iene. La smettiamo di cagare, figlioli? Ok, Mordicchio, il nostro primo T-Rex, è una femmina. Mentre invece questo è un maschio. Bene, 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 bene. Forse riusciamo a fare un piccolo di T-Rex. Non mi dispiacerebbe proprio per nulla come notizia. Se torniamo indietro alla nostra base,
In effetti lo possiamo anche teletrasportare. Ah, possiamo anche teletrasportare il nostro Quetzal. Molto probabilmente finisce che lo buggo. Ok, verso la nostra prima base. Oh, porca la miseria. Beh, se devo craftare le risorse per la sella, quello è il punto migliore. Wow, ma che bel passaggio sotto la roccia. Laggiù ci sono anche delle rovine, ma non mi sono mai messo a raccogliere le note dell'esploratore. Fammi vedere. Bello sto passaggio, carino. Ci sono un sacco di punti belli in cui fare la base su Ark. Il problema è che di solito le zone più belle sono anche quelle più pericolose. E spesso sono anche quelle con meno risorse. Signora Mordicchio, le abbiamo trovato un uomo, è contenta? Aspettavo che cagasse all'improvviso. Wow, mi sa che il pesce nel frattempo è cresciuto ulteriormente. C'è un drop in avvicinamento rapido, ma è bianco. Abbiamo qualcosa da scaricare noi altri? No, abbiamo solo tonnellate di primate. E, aspetta, polimero organico. Ferma tutta la baracca. Non so neanche se ho il resto delle risorse necessarie. Ok, droppamelo tutto. Quanto ne abbiamo? 8 unità? Sì, confermo, ci mancano i guanti e le scarpine. E le craftiamo invece all'interno del nostro stesso inventario. Andrà male in 20 minuti. Aspettate che mi serve della fibra. Olle. Quindi andrei di scarpine, che me ne utilizzano 4. Oh mio Dio. Guanti mimetici me ne usano 3. Non ci credo mai nella vita. Abbiamo il set completo mimetico. Yay! Per alcuni addomesticamenti sarà praticamente perfetto. Io devo anche andare al nord, che la luce sta calando molto in fretta. Il T-Rex dov'è? Ah, procede, procede. Poi mi sono ricordato chi è che avevo parcheggiato qua. Il nostro cavallino goloso, l'avevo buggato qui. E dove poi è finito? Credo che sia tipo in mezzo a quell'ingorgo di creature allo stato attuale. Ad ogni modo, Mafalda, Mafalda, in onore dei vecchi tempi, veda di rivestirsi per benino. Dove poi è il pellicciotto principale? Ecco qua. Olle. Direi che ora è pronta per affrontare nuovamente dopo un sacco di te. Il mammut lo abbiamo recuperato? Credo di no. Ora che ci penso bene, salva la partita che evitiamo di far minchiate. Mi sa che è una di quelle creature che abbiamo dimenticato. Oh, porca la miseria. Lo abbiamo veramente dimenticato. Ok. Direi tutto molto normale, signore. Oh, signora, scusi, anche in quel caso faccio confusione. Direi molto, ma molto signora, che piacere rincontrarla. Aumentiamo il danno da mischia. E voilà. Ok, mi piace quello che vedo. Mi sa che ha affrontato un sacco di battaglie. Sì, ma stia calma. Prima o poi le troviamo un maschione. Per adesso mi limito a fare un salto veloce, veloce. Al nord. Salve, sono il telone del giorno dopo. Vi ho saltato i 20 minuti in mezzo al freddo e al gelo. Ok. Mentre cercavo di recuperare le perle silice. Tuttavia, come ho detto, è l'alba di un nuovo giorno. E quando sono rientrato nel server, guardatelo, ho scoperto che a quanto pare è stato dispunato pure lui fuori dall'acqua. Il mio pesciolone grande più grande, lui, vero? Sì, Beh, ma sono tutti morti. Perché sono tutti morti? Cos'è accaduto? Ark, mi hai ammazzato il pesciolone grande più grande e tutti i suoi cugini. Non... questa non l'ho capita. Guardate quanti cadaveri. Ma è una strage. Cioè, qualcuno è rimasto vivo, non dico di no. Probabilmente stanno respawnando. Ma tutti quelli originali sono morti malissimo. Ark, cosa ti ho fatto io di male? Cosa ti hanno fatto di male i pesci? Ok, il piranha morto mi va benissimo. Scusate, si è buggato anche il drop. Cos'è accaduto? Cioè, guardatelo. Sono profondamente confuso. Ok, era tipo crashato il server ieri sera, ma... ok, l'importante è che i nostri ragazzuoli siano tutti vivi. Ma il resto ha subito dei danni irreparabili. Ok, grazie, 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 stia fermo lì. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Nel frattempo il nostro T-Rex si è addomesticato, perché è passato un po' di tempo. A tirannosauro, giusto. Io ragiono sempre in inglese, in americano. Porca di quelli per porca. No. Ok, atterri. Atterri cortesemente. Livello 100 di chat. Chiamate il 100 di chat, che mi hanno ammazzato tutti i pesci. Ma no. Il mio pescione da 86 tonnellate. Dovrei forse andare là fuori a controllare, perché io ho salvato dopo che ero rientrato qua dentro. Non pare che fossero tipo tutti schiattati malissimo. No, no, qua fuori la situazione è relativamente tranquilla, da quello che potete vedere. No, ienodonti DM. Non vi sopporto più. Non vi sopporto più, ci dovete morire malissimo. Maledetto il giorno in cui vi hanno inserito nel gioco. Ah, ci prova fino all'ultimo lui, eh. Ah, poca, ma ti danno la carne cruda pregiata. Gli ienodonti. Beh, davvero.
No, come ho detto qua è tutto a posto. La situazione al punto di spawn buggato è sempre buggata. Sono tutti lì che si mozzicano l'uno con l'altro. Ok, mi ero preoccupato perché non volevo che mi avesse tipo sminchiato tutte le creature del server. Ad ogni modo, ritornando a noi, dovevo far accoppiare i tirannosauri, che non mi pare la peggiore delle idee. Questo episodio durerà di più per colpa dello stacco pubblicitario, per colpa, cioè, ringraziamo santo stacco pubblicitario. Fatemi solo recuperare la cementing paste in grande quantità, pelle dall'argentavis che ha tipo trucidato tre quarti della popolazione locale di creature. Wow, sono anche pieno zeppo di chitina, cheratina, e chi più ne ha più ne metta. E poi mancava semplicemente della fibra. I cadaveri sono despawnati quando mi sono allontanato. Ah, ma sembra che sia proprio una coda di famiglia, quella di cagare ogni volta che passo io. E che stracocchio, vi ho anche messi vicini. Io provo a farli a accoppiare, che dite? Abilita accoppiamento 1 e... No! Ma porca, ma che schifo, signora! Dai, e abilita accoppiamento 2, ma mi ha cagato sulla piattaforma. Aspetta, questo... Ma mettiamo di cagare, ho capito che c'è un raduno di culi da queste parti. Ok, accoppiamento in corso. Arca, anche sotto Natale devi comportarti in sto modo, per davvero. Ok, scarica fibra 1 e il telone disse: mi si è craftata la piattaforma uber seria per il Quetzal, che casomai donerò al Quetzal di livello maggiore quando eventualmente riusciremo a catturarlo in un futuro non meglio precisato, diciamo, figlioli. Fun fact, i nostri raptor, non so perché, hanno praticamente cagato tutti e cinque all'unisono. È stata una roba veramente incredibile. Ok, ci siamo quasi, sono pronto a ferrare l'ovetto. Cioè, ovetto sarà tipo uber gigantesco. Forza signora, spinga, faccia uscire quel meraviglioso ovetto. E preso il volo, preso il volo. Prima che toccasse terra, porca miseria, vorrei evitare di fare una frittata di Quetzal. Di Quetzal, scusate, di T-Rex. Sono troppo concentrato sul Quetzal. A posto. Ok, signori, se mi liberate cortesemente la piattaforma, io farei anche arrivare il Quetzal. Venite da questa parte, da questa parte. Sì, lei si è tipo buggato laggiù, ma vabbè, non importa, lo possiamo anche lasciare lì. Allora, fammi salvare la partita, che se si bugga il Quetzal, io mi incazzo, che voi popò non ci avete idea. E parapapà, stai ancora volando. Lui è ancora lì tranquillo che vola, signore. Scusi, se scende un attimo io le regalerei la sellina. Arriva un momento nella vita del telone in cui deve ricorrere a mezzi estremi. Pensavi che non ti avrei fregato in qualche modo? E vediamo di installare la sellina. Aspettate che sono comprenetato male. Sì, sono comprenetato male. Olè! Oddio, è tipo super lento. Scusate, ma la piattaforma non era molto più grande? Ma è piccolissima questa, me la ricordavo uber grande. Oh, forse sono io che mi sbaglio. Questa è una bella domanda. Vabbè, abbiamo la piattaforma per il Quetzal. C'è tutte le risorse che mi è costata. Ok, lo faccio anche atterrare tranquillamente qua al centro del lago. Voglio dire, è gigantesco. Olè! Bene. Ah, prima o poi ci craftiamo la basetta, ragazzi. E prima o poi. Ad ogni modo, signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sono accadute un sacco, aiutatemi a dire, un sacco di cose strane, questo è poco ma sicuro. Nel prossimo vedremo ovviamente se riusciamo anche a far schiudere l'uovo di T-Rex, che non sarebbe decisamente male. Ah, per inciso sì, sta mod è ancora buggata. Siamo tutti in attesa che la sistemino online, è una roba incredibile. Pensavo di essere l'unico, ma no, invece è proprio buggata a livello globale. Stanno facendo Pokémon per Ascendit proprio perché è un attimino esigente in termini di risorse e la gente si è un pochettino scoraggiata. Nei commenti pertanto fatemi sapere cosa ne pensate. Vi auguro ovviamente di passare un felice Natale. Sapete che il 25-26 il telone probabilmente se li piglia di ferie, che ne ha veramente bisogno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ma senza il pisciolone, porca miseria. Ciao ciao!